Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi tutti i giorni dell'anno, ma in particolare il 10 marzo. Quello di oggi sarà un video marissimo, perché andremo a celebrare il Mario Day con una retrospettiva molto particolare. Piuttosto che concentrarci sulla storia di un titolo specifico, andremo a vedere la storia dei remake che hanno visto come protagonista l'idraulico italiano. Se negli ultimi anni abbiamo raggiunto una sorta di punto di saturazione per quanto riguarda remaster e remake, e Nintendo in questa ci è andata giù pesante, trasferendo senza alcuna vergogna tutta la libreria Wii U su Switch, in passato l'azienda di Kyoto ha avuto un approccio pionieristico per quanto riguarda la riproposizione del suo brand più importante. Prima di scoprire tutti i segreti riguardanti i remake di Super Mario, l'invito, come al solito, è quello di smettere di aspettare un porting di Mario Galaxy 2 e partire verso la conquista non violenta, mi raccomando non violenta, di internet.com con l'obiettivo della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e venite anche a trovarmi in live questa sera alle 22 sul sito Viola, perché proveremo Chocobo GP con una live al 100% poraccia. Mi raccomando, non mancate, i link li trovate tutti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! La nostra retrospettiva inizia dal Super Nintendo, quando nel 1993 Nintendo decise di riproporre i primi tre capitoli di Super Mario Bros. Su SNES. Il risultato fu la Super Mario All Stars, una delle raccolte più importanti dell'epoca. Dell'All Stars ve ne ho già parlato in diversi video dedicati, che ormai risalgono a quasi 2 anni fa. Quindi, se volete la storia dettagliata di questa collection, vi invito a recuperare i video già caricati, che ancora oggi sono attualissimi. In questa occasione mi basterà ricordarvi che la All Stars si poneva l'obiettivo di aggiornare graficamente gli episodi apparsi su NES tramite un restyle grafico che riutilizzava gli asset creati per Super Mario World. A livello di gameplay i titoli rimanevano sostanzialmente invariati, mantenendo anche la medesima fisica di gioco e anche alcuni bug noti tra i giocatori più smaliziati. La All Stars comprendeva anche i The Lost Levels, ovvero la versione originale di Super Mario Bros. 2, mai pubblicata al di fuori del Giappone, perché ritenuta troppo difficile da Nintendo America. In seguito, un anno dopo, fu riproposta con l'aggiunta di Super Mario World all'interno di un'unica cartuccia, andando a completare un'offerta contenutistica che ancora oggi farebbe impallidire gran parte dei titoli moderni. Ok, tenete bene a mente la All Stars perché a breve ci tornerà utile, ma adesso saltiamo al 1999, quando Nintendo decise di pubblicare su Game Boy un nuovo remake del primo Super Mario Bros. A 14 anni di distanza dall'uscita originale su NES, Super Mario Bros. Deluxe si poneva l'arduo compito di modernizzare un classico della storia del videogioco e renderlo appetibile e accessibile a una nuova generazione di videogiocatori, e allo stesso tempo introduceva un concetto che, come andremo a vedere, sarà la base di tutti i remake targati Super Mario: la portabilità. A un primo sguardo, quello effettuato in Super Mario Deluxe sembra un lavoro molto più conservativo rispetto a quanto proposto con la All Stars. In realtà, sebbene graficamente il gioco sia pressoché identico alla sua controparte NES e non presenti differenze a livello di gameplay e struttura dei livelli, ci sono tantissime migliorie rispetto all'originale. Il gioco è pensato innanzitutto per essere molto più accessibile e quindi indirizzato a tutte le fasce di età. L'aggiunta di un sistema di salvataggio abbassava drasticamente la difficoltà del gioco, che ora poteva essere affrontato con molta più calma. Ci sono poi alcune piccole accortezze che arricchiscono il comparto grafico, come la presenza di una world map, alcune nuove immagini che fungono da cutscene e qualche nuova animazione. Ma è a livello contenutistico che il Deluxe giustifica il suo nome. Nella cartuccia per Game Boy c'è veramente di tutto. Abbiamo la Challenge Mode, una modalità aggiuntiva che permette di ripercorrere singolarmente i livelli in cerca di monete rosse e delle uova di Yoshi, tramite le quali tra l'altro si può sbloccare la versione originale dei The Lost Levels, qui ora chiamata For Super Players. Poi c'è la modalità Mario vs. Boo, che consiste in delle gare contro il fantasma su 8 diversi livelli, una modalità multigiocatore e tonnellate di contenuti extra che ricadono nel sottomenu del Toy Box. Qui abbiamo un calendario, minigiochi, la possibilità di stampare alcune immagini col Game Boy Printer e anche una galleria di immagini sbloccabili. Super Mario Bros. Deluxe è un remake fatto con i fiocchi. Il suo unico problema è dettato purtroppo dai limiti della console che lo ospitava. Le proporzioni e le dimensioni dello schermo Game Boy Color permettevano un campo di visuale limitatissimo, molto più ristretto rispetto all'originale.
C'è modo, tramite la pressione delle frecce direzionali e dell'utilizzo del tasto Select, di spostare la telecamera per sbirciare un po' più in là, ma il gameplay rimane comunque molto più macchinoso e a tratti punitivo rispetto a quanto visto su NES. Un vero peccato, un Neo che purtroppo affossa l'altrimenti ottimo remake per console portatile. Ora riprendiamo quanto abbiamo appreso riguardo l'All Stars e catapultiamoci nell'era del GBA. Anche qui va fatta una bella premessa, perché sotto molti aspetti Nintendo trattò il Game Boy Advance come una sorta di Super Nintendo in miniatura, riproponendo tanti dei titoli apparsi per la prima volta sul 16-bit. Uno scenario che magari non vi sembrerà poi così nuovo. E proprio per questo, per me, possiamo considerare l'era del GBA come l'esatto momento in cui Nintendo si rese conto della forza del suo catalogo e di quanto fosse facile monetizzarci sopra. Potremmo vedere nella collana dei NES Classics l'inizio della fine, l'istante in cui Nintendo ha realizzato che i suoi fan sarebbero stati disposti a ricomprare sempre gli stessi giochi all'infinito. Prima però che venisse escogitata la linea dei classici dell'era NES, Nintendo supportò il GBA con ben 4 remake di Super Mario, senza tra l'altro far uscire un titolo nuovo a tutto tondo. Qui state molto attenti, perché con la nomenclatura Nintendo fece un casino assurdo. Il primo Super Mario Advance conteneva Super Mario Bros. 2 e anche un remake dell'originale Mario Bros., un extra presente anche nelle successive 3 cartucce. Un anno dopo, nel 2002, fu pubblicato Super Mario World Super Mario Advance 2, che conteneva in realtà il remake di Super Mario World. A questo punto il successivo remake fu Yoshi's Island Super Mario Advance 3, che conteneva ovviamente Super Mario World 2. E per chiudere questo casino totale, il successivo titolo invertiva l'ordine utilizzato fino a quel momento e tornava anche indietro nel tempo. L'ultimo remake fu infatti Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3, che vince il premio di peggior titolo di sempre. Per Super Mario Bros. 2 e 3 la base utilizzata è quella dell'All Stars, mentre per i due World si fa ovviamente riferimento all'unica versione disponibile fino a quel momento, ovvero quella SNES. Come vi ho già detto, tutte e 4 le cartucce presentavano al loro interno, come contenuto extra, un remake del classico arcade Mario Bros., che tra l'altro poteva essere giocato in multigiocatore fino a 4 giocatori. Ma a parte questo, ogni singolo gioco offriva numerose differenze rispetto alla controparte su Super Nintendo. Ve ne elenco alcune delle più importanti. Super Mario Advance presentava una versione ampiamente modificata di Super Mario Bros. 2. Anche qui era stato aggiunto un sistema di salvataggio e c'era una sorta di sistema di combo che premiava il colpire più nemici con un singolo oggetto. E a proposito di oggetti, erano state introdotte le versioni giganti di Ortaggi, Shy Guys, Ninjis e Blocky Pow. Sono tantissimi poi i cambiamenti a livello grafico e di bilanciamento che rendono il titolo molto più semplice da affrontare. Anche i boss subiscono un'alterazione, con un nuovo personaggio, Robirdo, posto come scontro finale del terzo mondo. L'aggiunta più significativa è però la presenza della Yoshi's Challenge una volta completato il gioco, che richiedeva agli utenti di trovare 2 uova segrete di Yoshi in ogni livello. Per quanto riguarda Super Mario World, le differenze più importanti andavano a ritoccare il multiplayer, ora disponibile solo tramite Link Cable. Luigi assumeva un ruolo più importante in giocatore singolo, mantenendo le abilità peculiari che lo contraddistinguevano da Mario nella versione originale di Super Mario Bros. 2, ovvero le sue capacità di salto. Anche qui si può salvare a piacimento. Ci sono poi varie migliorie grafiche che uniformavano gli sprite dei personaggi alle colorazioni degli artwork ufficiali e inoltre sono state introdotte delle clip audio digitalizzate per dare voce ai protagonisti. Yoshi's Island cambia nuovamente le carte in tavola, aggiungendo il doppiaggio ufficiale di Charles Martinet per Baby Mario e riutilizzando le clip audio di Kazumi Totaka per Yoshi, prese direttamente da Yoshi's Story su Nintendo 64. A livello contenutistico, inoltre, c'erano 6 stage inediti chiamati livelli segreti e un campo di visuale per forza di cose ridotto. È con l'ultimo capitolo però che Nintendo si è completamente sbizzarrita e, oltre agli ormai prevedibili miglioramenti, presentava anche il pieno supporto al e-reader, una periferica che permetteva di scansionare delle carte speciali che garantivano dei bonus in-game. Sì, si tratta sostanzialmente di una versione primordiale degli Amiibo, molto più macchinosa e scomoda da usare, e a oggi introvabile a prezzi umani. Il problema è che con queste carte e-reader venivano aggiunti tantissimi livelli inediti,
Come vi ho già ricordato nel video dell'eShop Wii U, la versione presente su questa Virtual Console ha tutti i livelli bonus già sbloccati, quindi è l'edizione più completa che si può recuperare. Prendetela prima che sia troppo tardi. In generale, i Mario Advance sono degli ottimi remake pieni zeppi di contenuti inediti, ma il vero problema è che Nintendo non è stata in grado di gestire degnamente queste operazioni. Dalla scelta dei nomi ai miglioramenti non uniformi tra i quattro titoli, è chiaro che la stessa casa di Kyoto navigava a vista, e più che una collana ha proposto quattro esperimenti che forse avrebbero meritato molta più cura nella realizzazione. Se la All Stars ricontestualizzava dei capolavori sotto un'unica etichetta, lo stesso purtroppo non si può dire dei Super Mario su Game Boy Advance. E ci avviciniamo alla conclusione con un titolo di cui però in realtà vi ho già parlato, ma che forse è proprio l'esponente perfetto da tirare in ballo in un video dove ci si interroga sul senso dei remake e se questi siano effettivamente in grado di migliorare l'esperienza originale. Ecco quindi Super Mario 64 per DS. Questo remake è un titolo pensato per mettere in mostra tutte le capacità del DS e a modo suo rivoluzionava la già incredibile struttura di Super Mario 64. Non bastava insomma l'idea di poter giocare in portabilità un capolavoro del genere, con questa nuova versione arrivavano un'infinità di nuove feature. Tra tutte spiccano l'aggiunta di tre nuovi personaggi giocabili con le loro rispettive abilità, Yoshi, Luigi e Wario, l'inclusione di 30 nuove stelle che portano il totale a ben 150 e 36 minigiochi, molti dei quali erano sbloccabili catturando dei conigli all'interno del gioco principale. Vogliamo parlare della modalità multiplayer wireless, del nuovo sistema di controllo o degli aggiustamenti grafici apportati per adattare il motore poligonale all'hardware portatile? Abbiamo tra le mani praticamente un nuovo gioco che si distacca di netto dall'originale Nintendo 64. Per ogni passo in avanti però si accusa tanto la ristrettezza delle capacità hardware del DS, che proprio a livello strutturale sembra non farcela. L'aspetto peggiore è il sistema di controllo che appiattisce i movimenti in un ambiente tridimensionale al solo utilizzo del D-pad, un downgrade significativo. In più tanti dei nuovi contenuti non si sposano perfettamente con la struttura originale di Mario 64. Ad esempio le abilità di Luigi rompono il level design, abbassando in modo critico la difficoltà delle sezioni platform più avanzate. Immagino però che chi è cresciuto con Super Mario 64 su DS non abbia problemi a ritenere questa versione superiore a quella Nintendo 64. O mi sbaglio? E questo poracci era tutto per quanto riguarda i remake ufficiali dei giochi di Super Mario. Spero che questa ricognizione vi sia piaciuta e buon Mario Day a tutti quanti. Io come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere se questi rifacimenti hanno rappresentato per voi il biglietto d'ingresso all'interno del mondo dei platform Nintendo. Vi ricordo che poi questa sera alle 22 proveremo in live sul sito Viola Chocobo GP in una live poraccia al 100%. Mi raccomando, non mancate. Altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Remake, ciao! Fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Quello di oggi sarà un Mario...